Ci siamo, perché se ne è parlato tantissimo, ma non solo questa settimana, da settimane, o forse già da qualche mese che se ne parla. Abbiamo ricevuto una lettera da parte del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, indirizzata a tutti i protagonisti coinvolti nel festival, e ve la leggo esattamente come mi è arrivata, e tradotta direttamente dall'ambasciata ucraina. Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival, da più di 7 decenni il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l'arte. La musica vince. E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana. Sfortunatamente, per tutto il tempo della sua esistenza, l'umanità crea non solo cose belle. E purtroppo oggi, nel mio paese, si sentono spari ed esplosioni. Ma l'Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e certamente della cultura. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che insieme all'Ucraina avvicinate questa vittoria. Auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori di quest'anno a Kiev, in Ucraina, nel giorno della vittoria, nel giorno della nostra vittoria. Questa vittoria oggi viene creata e ottenuta in condizioni estremamente difficili. Grazie ai nostri difensori, grazie al loro coraggio, indomabilità, invincibilità. Centinaia di canzoni sono già state scritte su questo e ne ascolterete una oggi. E sono sicuro che un giorno ascolteremo tutti insieme la nostra canzone di vittoria. Cordiali saluti, presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Ringraziamo il presidente Zelensky per le sue parole.